Siamo al laboratorio di meditazione laica e qui ora parleremo di spiritualità. L'Oriente e l'Occidente hanno visto nel corso della storia lo sviluppo di diverse forme di spiritualità. È possibile individuare un minimo comune denominatore? In effetti, se pensiamo a queste forme di spiritualità diverse fra Oriente ed Occidente, possiamo individuare questo fatto comune, che è dato dal superamento degli attaccamenti verso le persone e le cose del mondo. Ad esempio nel buddismo antico o in Hinayana, questo prende l'aspetto della rinuncia al mondo e alle passioni che lo nutrono, collera, brama, offuscamento mentale, e ha come sbocco il nirvana, che è uno stato non condizionato in cui si sperimenta la cosiddetta liberazione. Nel buddismo Mahayana tutto questo si sostanzia attorno alla visione della vacuità, che è quella di un mondo senza una realtà vera, in cui quindi non possono darsi oggetti che possono fungere da possibile presa per gli attaccamenti. Se poi andiamo ad Occidente, vediamo il bellissimo episodio evangelico in cui Gesù incontra il giovane ricco. Ebbene, Gesù prospetta il fatto che per raggiungere la salvezza occorre lasciarsi dietro di sé tutti i beni terreni, tutti i possedimenti. Quindi storicamente poi la conseguenza è che il Buddha lasciò moglie e figlio per intraprendere il sentiero dell'illuminazione, mentre Gesù fin da piccolo si emancipò dalla sua famiglia quando andava a incontrarsi con i maestri della legge. Le forme tradizionali di spiritualità sono focalizzate quindi sull'attaccamento e sulla necessità di superarlo. Invece, qual è l'ottica della spiritualità contemporanea? In effetti, il limite delle forme tradizionali di spiritualità sta nel fatto che umanamente è molto difficile, se non impossibile, sradicare completamente l'attaccamento, in quanto è proprio la dinamica dell'amore e dell'affezione che lo ricrea continuamente. Se io amo una persona, un animale o anche un oggetto inanimato, è naturale, perfettamente naturale, che io voglia restare in sua presenza, in sua compagnia, e che l'allontanamento da esso sia sentito come un dolore, come una perdita. Il punto è che l'attaccamento comunque non è un fatto primario, in quanto esso stesso si basa sull'individualità separata. Alla base dell'attaccamento c'è la costituzione individuale di ogni essere. Quindi occorrerebbe spostare lo sguardo dagli attaccamenti alla costituzione individuale. Come tale, noi tutti siamo esseri separati, non solo e non tanto nel corpo, che comunque condivide un ambiente unico, quanto nelle rappresentazioni, ruoli, schemi ideali, culturali, fissazioni di ogni genere che si sono venute elaborando storicamente. Così possiamo dire: io sono io e sono diverso da te, comunque tu sei sempre un altro, io sono povero, tu sei ricco, io sono europeo, tu sei russo, io sono cattolico, tu sei islamico, io sono democratico, tu invece no. Ecco, tutte queste forme rappresentative in cui l'individuo si isola dal resto degli individui e dagli altri gruppi costituiscono la base del conflitto. Quindi, per una spiritualità moderna, il conflitto è il punto centrale che bisogna superare. Da questo punto di vista, mentre la spiritualità tradizionale predicava, postulava una fuga dal mondo, una rinuncia al mondo per guadagnare un altro tipo di realtà, regno dei cieli o nirvana che sia, la spiritualità moderna invece si focalizza sulla liberazione nel mondo, sulla composizione del conflitto e sulla integrazione delle varie individualità ai loro differenti livelli. E questo è un compito molto realistico, credo anche di buon senso, che si distingue dall'impronta massimalistica invece delle tradizioni precedenti.
Tu sei uno dei fondatori del laboratorio di meditazione laica. Come si inserisce questo progetto con il discorso che stiamo facendo? Io ed alcuni amici abbiamo pensato di creare questo laboratorio di meditazione laica, che è un modo per porre la ricerca spirituale finalmente a parlare la lingua del nostro tempo. È un luogo aperto, senza preclusioni, in cui si pratica un tipo di rapporto orizzontale, senza la figura tradizionale un po' obsoleta del maestro o del guru. In questo luogo si pratica soprattutto la meditazione, perché per sconfiggere il conflitto, per risolvere questi conflitti, noi dobbiamo imparare ad ascoltare noi stessi e soprattutto imparare a volersi bene. In questo la meditazione ha un ruolo davvero fondamentale.